Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Buongiorno, bentornati nella nostra rubrica di bioetica. La pagina di oggi parte da una telefonata di una mia studentessa che si è rivolta a me dopo che lei e il marito si sono rivolti per un problema di infertilità a dei centri e a anche del personale in realtà cattolico, che ha detto loro di dover effettuare per la diagnosi legata al loro problema di infertilità uno spermiogramma. Ora sapete che lo spermiogramma è quell'analisi che va a vedere appunto nell'eiaculato quanti spermatozoi ci sono, che forma hanno e come si muovono. E ovviamente c'è un problema morale che è legato alla modalità di prelievo del seme, che solitamente avviene mediante masturbazione, perché è più pratico per i centri, ma soprattutto perché, volendo analizzare questo seme prelevato successivamente al rapporto coniugale, bisognerebbe utilizzare diciamo una sorta di preservativi che però al loro interno hanno delle sostanze che possono danneggiare la qualità del seme. Questo si verifica e riguarda soprattutto non lo spermiogramma quanto la spermiocoltura. Siccome insomma, appunto, per brevità, per noncuranza dell'aspetto morale, solitamente nei centri civili alla coppia si dice direttamente di prelevarlo invece mediante masturbazione. Quello che ci stupisce un po' e che ha come dire, sollevato delle perplessità in questa coppia che vive in grazia di Dio e che ha sentito la voce della propria coscienza è il fatto che anche spesso in ambito cattolico si reputi con leggerezza questo tipo di pratica per due motivi: perché ovviamente si reputa immorale la masturbazione in quanto tale, ma in questo caso vengono date due giustificazioni in qualche modo. La prima, che è l'extrema ratio, ovvero il fatto che non ci sarebbero altri modi validi per prelevare il seme, e l'altra, che è un po' più fine, diciamo, è più da moralisti, da addetti ai lavori, quella che sosterrebbe che l'atto con il quale si cerca di prelevare il seme non sarebbe propriamente un atto masturbatorio, ma un altro tipo di atto, in quanto la volontarietà dell'atto sarebbe quella medica e dunque sarebbe un atto propriamente diverso dalla masturbazione, che invece è quell'atto di manipolazione dei genitali allo scopo di autoprocurarsi piacere. In questo caso invece diciamo, l'oggetto dell'atto, quindi la volontà dell'atto, muove unicamente verso l'atto medico. Allora, proviamo a rispondere a queste due obiezioni, intanto partendo un po' da quella più facile, cioè quella legata all'extrema ratio. Proprio l'altro giorno sono andata alle poste a spedire un supporto
gentilmente fornitomi da delle esperte di Naprotecnologi, che nella loro pratica si oppongono fermamente a questa modalità di prelievo del seme, che con molte peripezie sono riusciti a trovare all'estero, per capirci, una sorta di profilattico che non avrebbe all'interno queste sostanze che vanno a danneggiare il seme e quindi a modificare l'analisi. La coppia poi avrà l'accortezza di bucare questo supporto in modo da comunque mantenere e rispettare l'apertura alla vita. Questo è un po' quello che viene proposto, in modo tale che la coppia possa avere questo campione di seme in seguito a un rapporto coniugale e non piuttosto a una masturbazione che, al di là degli aspetti morali, devo rilevare dà ovviamente molto disagio anche dal punto di vista emotivo all'uomo e in generale alla coppia. Quindi diciamo, l'aspetto dell'extrema ratio non sussiste più, perché ci sono altri modi volendo, e quindi non c'è necessità di arrivare per forza a questo. Secondo aspetto, quello più da, diciamo, addetti ai lavori, ovvero il fatto che si tratterebbe di un atto medico. Allora, possiamo dire che, cioè, dal punto di vista proprio oggettivo, noi qui siamo davanti a un autentico atto di masturbazione, il quale è senza dubbio un atto intrinsecamente immorale, e dunque non possiamo fare un male morale per cercare un bene, come del resto il magistero della Chiesa perenne e anche, appunto, come vedete, il senso morale dei fedeli hanno sempre affermato e riconosciuto, appunto, come un atto disordinato. Quindi credo che, sebbene ci sia chiaramente un contesto medico, e quindi è evidente che in qualche modo il fine ultimo, che potrebbe essere quello di fare questo esame con il desiderio di avere un figlio, o una volontà, potremmo dire, di non fare propriamente un atto di masturbazione, ma realizzare un atto medico di prelievo di seme, tuttavia quello che poi effettivamente si fa, e che a livello proprio immediato si vuole, è questo, sebbene chiaramente come dire, il fine ulteriore dell'atto sia un altro. Anche chi, diciamo, porta, e questo è una cosa che vorrei aggiungere, perché credo che in questo ambito dell'infertilità ci sia anche un'eccessiva medicalizzazione e una spinta anche erronea, credo, una spinta anche a fare di tutto a tutti i costi. Alcuni portano a giustificazione dell'atto il parallelismo con la legittima difesa, cioè a livello morale si dice che non è che la legittima difesa è un'eccezione al divieto di uccidere, ma si tratta di un altro atto. Bisogna stare attenti però a non fare confusione, perché anche andando a scomodare, a mio parere, quello che viene chiamato principio del duplice effetto, in realtà ci sono dei criteri che qui, secondo me, non sono applicabili. Ad esempio, il fatto che intanto ci sia un motivo proporzionalmente grave, nel senso di gravis latino, no? Quindi importante, per volere l'effetto buono. Qui noi siamo di fronte senz'altro all'ambito del desiderare un figlio, ma
propriamente il motivo per cui si farebbe questo atto masturbatorio sarebbe l'analisi, cioè un'eventuale diagnosi, non propriamente il fatto di avere il figlio. Qui, a differenza della legittima difesa, dove sussiste evidentemente qualcosa di necessario come la protezione della propria salvaguardia, della propria vita, qui non siamo di fronte a una questione di vita o di morte. Ci sono molte coppie che si accorgono che il figlio non arriva, prendono atto di questo, piegandosi alla volontà di Dio, e nessuno li obbliga in qualche modo a fare tutto, ripeto, a tutti i costi. Cioè si fa fin dove si può arrivare, ma credo che ci sia proprio un errore di mentalità a monte relativamente a questo, specialmente poi nell'ambito della fertilità, anzi dell'infertilità maschile, che forse è quella su cui si può intervenire meno rispetto magari a una microchirurgia nell'apparato genitale femminile. Su questo vi lascio e vi aspetto alla prossima pagina del nostro diario. Grazie. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.